Allora, io ti faccio subito lavorare, anzi vi faccio lavorare, facciamo entrare subito i nostri leggisti, perché vogliamo farvi leggere questo testo tratto appunto da Uomini e Donne, è in italiano, e quindi accomodatevi pure, tu dovrebbero essere quelli, Isa. Allora, questo è bellissimo. Le parole fantastiche. Questo è un dialogo tra... Bada, ecco, no, leggilo in ginocchio se vuoi. Anche il leggio si rifiuta. Ah, sta? Magari. Perfetto, anche il leggio si rifiuta. Questo è il dialogo tra Tina e Federico da Uomini e Donne. Prego. Tina e Federico. Ma ancora tiri fuori questa vergogna? Ma se non si vergogna tuo zio a scrivere su Facebook, perché si dovrebbe vergognare la ragazza? Dovresti vergognarti tu. Ancora continui. Dovresti vergognarti tu. No, tu ti dovresti vergognare. Ma non ti permettere più di parlare di mio zio. Tuo zio ha scritto su Facebook delle cose bruttissime, hai capito? Ma fa bene, fa bene. Ma vergognati, va. Ma vergognati di te. Non solo, ma vergognati che sei te che manipoli tuo zio. Io? Io? Eh sì. Io? Io? Manipoli io non manipolo nessuno. Sei tu, perché tu sei la mente. Tuo zio è quello che scrive. Ma stai zitta. Ma che stai a dittina? Maria, io sto partendo. No, io me ne vado, Maria. Me ne vado. No. No, meglio che te ne vai, va. Senti, va bene, Maria, vado a farmi un bicchiere d'acqua. Maria, io me ne vado, guarda. È meglio che ti allontani. Non vorrei finire l'anno su chi tu sei, eh. Sei vergognoso. No, senti, sei vergognoso. Vergognoso lo dice a tuo zio. Mamma mia, lasciami perdere, sei un cretino. Maria, Maria, questo non deve succedere, Maria. Maria! Lo zio scrive su Facebook e io devo stare zitta. È maleducata, pure le mani addosso mi ha messo. Basta! Lo vedi? Questo lo vedi, ci ho messo io, non c'era. Comunque Federico, che stai facendo? Stai andando via? Vabbè, ci saluteremo presto. No, dove stai andando, scusa? Vabbè, salutami tuo zio. Dai, vabbè, fagli gli auguri di buona Pasqua. Ma va a morire ammazzata. Ma va a morire ammazzato te, vaffanculo, va. Bravissimi! Isabella Ferrari e Enrico Pignano! Ma strepitosi! Uomini e donne! Ma davvero dicono queste cose? Ma sono dei mentecatti, gente. È meraviglioso, proprio meraviglioso. Dislessica. Comunque, vabbè. Oh.